Il progetto Startup, rivolto ai disoccupati, inoccupati, cassa integrati, lavoratori in mobilità, è supportato dal punto di vista economico dalla Camera di Commercio di Ascoli, Banca Marche, Fondazione Ottavo Sgariglia dal Monte e con il patrocinio della provincia di Ascoli e del Consorzio Universitario Piceno. Abbiamo 20 progetti per il territorio. Devo dire che è stata un'esperienza estremamente stimolante quella di selezionarli e poi andare a parlare con gli imprenditori locali per convincerli a venire qui, ad ascoltare quello che i ragazzi hanno da proporci. Parliamo di 20 start-up innovative su diversi settori merceologici. Che presenteranno, avranno 4 minuti di tempo per presentare, per convincere, per far innamorare gli imprenditori e gli investitori che vengono da un po' tutte le parti d'Italia a condividere il loro sogno. Quindi il nostro obiettivo è quello di andare a far nascere imprese. Attraverso il sito di Startup veicoleremo tutte le iniziative, selezioneremo i progetti e in base ai risultati di oggi magari mettiamo in cantiere uno Speed Up 2014. Confindustria Ascoli Piceno ha promosso e finanziato l'iniziativa con l'intento di supportare in modo interattivo sia i giovani che vogliono tentare la via dell'imprenditoria, sia i meno giovani che, dovendosi ricollocare, vogliono coltivare un'idea imprenditoriale attraverso la messa a punto di un sistema organico di servizi che presidi i diversi bisogni delle start-up d'impresa, dal momento del concepimento fino alla prima gestione imprenditoriale. Siamo qui con Emil Abirashid, esperto di startup, che è stato invitato dalla Confindustria Giovani per l'evento delle startup. Insomma, ci può dire in Italia la situazione di questo settore, di questo settore innovativo per tutta l'economia, diciamo? Sì, allora intanto io sono molto contento di essere qui oggi. Franco Bucciarelli, giovane imprenditore, mi ha chiesto di contribuire all'organizzazione di questo evento. Io insomma, un po' faccio il giornalista, un po' questa community che si chiama Startup Business. Il fenomeno è sicuramente in crescita, lo è dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. E soprattutto è il fenomeno sul quale dobbiamo puntare perché è lì che abbiamo le risorse umane, le risorse di idee, le risorse creative e quindi la possibilità di dare un nuovo impulso al tessuto industriale, economico ma anche sociale del paese. È prevista la realizzazione di un acceleratore di impresa e un acceleratore di impresa parte da iniziative come quella di oggi. Quindi, come Restart, siamo molto contenti dell'iniziativa e speriamo che vada tutto bene. Speriamo che già da stasera si possano iniziare a muovere i primi passi per questi, diciamo, giovani start-up che oggi presenteranno i loro progetti.